Leporano è una realtà ionica che davvero sa interpretare gli eventi delle quattro stagioni, tanti eventi significativi in estate, nella stagione invernale, quindi per il periodo natalizio, carnevale e poi Pasqua. Siamo con il sindaco, l'avvocato Angelo D'Abramo. Un'iniziativa per i più piccoli, certamente, perché è innanzitutto il loro il carnevale, però è anche un modo per far crescere la realtà, il comune di Leporano e non solo. Lo dicevo nella premessa, tanti eventi per ogni stagione. Beh, tanti eventi per tutte le stagioni, ma al carnevale noi ci teniamo tantissimo perché è un momento di aggregazione, un momento bello sia per i bambini che per i grandi, quindi noi ci teniamo tanto, tendiamo alla socializzazione e a creare questi eventi che tengono sempre vivo il paese in maniera stupenda, splendida. Una bella coreografia, tante maschere e poi la sfilata lungo le vie del comune di Leporano per poi terminare nel Castello Muscettola. Beh, noi abbiamo cercato e stiamo cercando di diversificare il nostro carnevale rispetto agli altri. Massima partecipazione anche in termini di partecipazione qualificata da parte, ad esempio, della Procol di Crispiano attraverso le maschere, maschere bellissime, ma anche la partecipazione di gruppi bandistici specializzati per il carnevale. Ed è un momento chiaramente molto bello che noi vogliamo sviluppare in un certo modo. Come si fa a non cadere da questa altezza? Segreti del mestiere. Come? Rispondi tu. Come fate a non cadere? È questione di pratica e anche di fortuna, perché spesso stamattina mi hanno messo sui trampoli, mi hanno sceso giù con l'elicottero, quindi è pura fortuna. No? Anche voi? Anche lei? Cosa rappresenta? Come? Cosa rappresenta, la primavera? No, rappresenta me stessa. La bellezza, l'eleganza, il fascino enorme. Beh, con tutti questi fiori sembrava primavera. Ma già dici donna, dici primavera. Se dici donna, dici primavera. Dal sindaco avvocato D'Abramo all'assessore agli spettacoli e alla comunicazione istituzionale, la dottoressa Yolanda Lotta. Come detto, divertimento, spettacolo, ma momento di incontro, di aggregazione sociale. Sì, come diceva il sindaco, abbiamo voluto proprio considerare questa opportunità di coinvolgere tutto il paese, non solo, ma anche la zona esterna, con questa attività del carnevale, dove si snoderà questo corteo partendo dalla piazza per tutto il centro storico, poi andremo anche nella zona nuova di Leporano con le maschere, il gruppo mascherato della Proloco di Crispiano, che rappresentano, diciamo, 50 maschere tutte colorate, e poi c'è la Band Street 4x4, ma tutto si concluderà all'interno del Castello Muscettola con zucchero filato e musica, tanta buona musica per tutti i bambini. Istituzioni ed associazionismo insieme, un'azione sinergica, coesa. Sì, è proprio l'obiettivo che vogliamo raggiungere con questa amministrazione, unirci con le associazioni per un bene comune, che è il bene della comunità di Leporano. Cosa rappresenti? Mago Merlino. Mago Merlino, le tue magie. E qui il ventriloco, chi è? Il Rockefeller? Io sono Re Artù e lui è Rockefeller. Re Artù? Re Artù. E Rockefeller. Rockefeller. Ciao. C'è anche Pinocchio, guardate il naso. Sì. Quanti anni hai? 15. Prima volta? No, seconda. E ce n'è uno più grande. Cos'è, una volpe? Una volpe. Si vedono i baffi disegnati. Beh, per il momento li disegniamo, poi ce li facciamo crescere. Però è bello questo. È tutto creato da noi. Ah, fatto proprio da voi? Da noi. Anche gli abiti dietro che vedete sono tutti fatti da noi, dalle nostre sarte. Una maschera tutta bianca, cos'è, una stella? Sì, è proprio una stella. Qui un altro, una specie di scettro, una bacchetta magica, cos'è? Magari fosse una bacchetta magica. Sì, il simbolo della stella, una con la bacchetta. Beh, vi abbiamo preannunciato la street band,
che si snoderà lungo le vie di Leporano, eccola alle mie spalle. Stiamo vedendo questa splendida scenografia, queste maschere, un merito va anche ascritto all'associazione Smile e al suo presidente Manuel Manfusso, che hanno portato qui la street band, che hanno portato qui momenti appunto di animazione. È sempre un piacere venire qui a Leporano e collaborare con il sindaco, il vice sindaco, sono delle persone splendide con cui si può collaborare molto bene. È sicuramente una festa ben riuscita, si vede già dall'inizio. È bello vedere coinvolta la cittadinanza, in questo caso i più piccoli certamente, perché sono i protagonisti, è appunto il loro il carnevale, però c'è da dire che anche i grandi sono così felici, vivono questa atmosfera festosa nel vedere i piccoli, i propri piccoli felici, realizzati. E qualsiasi cosa io faccio, qualsiasi evento, cerco sempre di far divertire i bambini, però mettendo degli spettacoli che coinvolgono anche i più grandi, perché è giusto che si divertano anche loro. Un'altra stella, ne abbiamo incontrato una prima stella, ce ne sono tante nel firmamento, eccone un'altra. Grazie, molto gentile. Che dire, il carnevale è una festa, cerchiamo di renderla quanto più bello. E abbiamo un'altra figura, sembra un'altra figura regale, Re Sole, si vede, ecco, guardate il sole, un sole con la barba però. Tutto questo sfavillio, questo luccichio di lustrini e paillettes. Sono stati fatti tutti da noi, dal nostro gruppo. Artigianalmente proprio. Fatti proprio a mano, nel vero senso della parola. E tu chi rappresenti? La Bella e la Bestia. La Bella e la Bestia, non si sente perché ovviamente il volto è coperto dalla maschera. Invece qui la volpe. No, c'è il gatto. Il gatto. La volpe e il gatto. Sì. La Bella però, la Bestia l'abbiamo trovata. Avete visto queste maschere, questi figuranti? Beh, ci è venuta la voglia di conoscerli direttamente. Abbiamo parlato della Proloco di Crispiano, del suo prezioso apporto, contributo, e qui abbiamo il presidente della Proloco di Crispiano, Luciano Paciulli. Parliamo di quanto avete fatto come Proloco e poi ci deve dire anche lei cosa rappresenta con questa maschera. Beh, noi a differenza appunto dei costumi tradizionali puntiamo sul creare delle maschere artistiche. Sono tutte maschere comunque realizzate dal nostro gruppo di Sarte. Quest'anno abbiamo portato vari pezzi di vari gruppi proprio per far vedere quello che è il nostro lavoro. Abbiamo delle stelle, abbiamo dei costumi con gli arcobaleni che rappresentiamo colori, e poi abbiamo alcuni costumi che rappresentano le fiabe. Io dovrei essere un re così di nostra fantasia, con lo scettro. Sì, uno scettro magico. E poi abbiamo anche una rappresentanza di gruppo di brasiliani. Veramente questa maschera darebbe l'idea, tratteggerebbe dei, così, esprimerebbe dei tratti quasi medio orientali, no? Diciamo che con un po' di immaginazione possiamo vedere anche la figura di un dio, un vescovo, e appunto nel periodo carnevalesco possiamo immaginarci un po' di tutto. Ripeto, noi puntiamo appunto sull'immaginazione e sulla creatività, andiamo fuori dai canoni normali delle maschere tradizionali, perché noi portiamo in giro appunto maschere artistiche di diverso genere. E allora il carnevale è innanzitutto loro, dei più piccoli. Ti stai divertendo? Sì. Tu una bella mascherina rossa. Di Miraculous. E qui cos'è? Cosa sei? Un gattino? È un gatto. Ti sta piacendo questa serata, questa giornata? No, ha voglia. Vedete, i bambini non solo partecipano, nel senso che mascherati guardano lo spettacolo, ma molti di loro sono protagonisti in prima persona. Ti sta piacendo? Sì.
stai muovendo, state ballando? Sì. Su, non siate timide. State muovendo, ballando? Dunque abbiamo assistito a una lunga sfilata delle maschere per le vie di Leporano. Ora siamo rientrati nel castello, anzi siamo arrivati al castello Muscettola e altra animazione, altri balli all'interno del castello. Ovviamente fuori fa freddo, ma qui si è tanti, il calore umano davvero esalta gli animi. Siamo con Gianmarco Fanelli, consigliere comunale di Leporano, delegato allo sport. Fanelli, un momento bello vedere la città che per un momento così abbandona i tanti problemi del viver quotidiano e attraverso l'entusiasmo e la gioia dei bambini scopre e vive il carnevale. È sempre un momento bello, loro sono la nostra forza, sono il nostro futuro, quindi vederli sorridere, vederli felici in un momento così, forse in un momento di crisi del nostro paese, però loro danno sempre il massimo, noi siamo contenti, abbiamo dato il meglio, quello che possiamo fare per loro, noi sempre e per sempre cercheremo di farlo. È un momento di felicità, dentro c'è festa, all'esterno c'è stata la festa. Anche all'interno. Soprattutto all'interno, in questo momento c'è festa e questo è il bello, questo è Leporano, questa è la nostra Leporano, quella che noi abbiamo sempre desiderato. L'ho detto prima al sindaco e all'assessore agli spettacoli Yolanda Lotta, eventi per tutte e quattro le stagioni, ogni momento dell'anno. Ogni momento vede Leporano protagonista, l'amministrazione comunale al fianco delle associazioni e dei cittadini. Sempre, Leporano, il comune di Leporano, associazioni ma soprattutto i bambini, la nostra forza sono i bambini. Noi andremo avanti, il nostro comune andrà avanti per i bambini, loro sono la nostra forza, sono il nostro futuro. Se si divertono loro noi stiamo tutti bene, questa è la cosa fondamentale. E allora, dottoressa Yolanda Lotta, assessore agli spettacoli e alla comunicazione istituzionale, un lungo pomeriggio, siamo partiti dalle 15.30, ora sono le 18.20, ma ne avremo ancora per qualche ora, per un'oretta almeno. Grande spettacolo per le strade, nel castello, Leporano che si colora di carnevale, un po' le sue conclusioni al termine di questa maratona del divertimento. Veramente la gente è rimasta compiaciuta, abbiamo visto che i bambini si sono divertiti, e c'era allegria per le strade, ballava la gente, e questo momento di aggregazione sociale è stato veramente fantastico. Leporano è viva, Taranto è viva, la provincia ionica è viva e questo è il messaggio che vogliamo dare. Leporano è viva e Leporano è il punto di riferimento della provincia ionica. Bene, e allora dopo questa lunga parte di Polifemo, graditissima, dedicata a Leporano e al suo carnevale, ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro un altro argomento, parleremo di argomenti più pesanti, più seri, le problematiche occupazionali, gli scioperi, ma era giusto, ripeto, vivere con Leporano un clima rasserenante. Un clima che regala il sorriso ai più grandi e ai più piccoli. Pubblicità.